Bisogna pure non buttarli i soldi, perché se pensiamo a 1 miliardo di euro, vi dico come è stato speso, per esempio, 1 miliardo di euro negli ultimi anni dalle amministrazioni comunali. Con due opere avveniristiche, straordinarie e completamente inutili. La nuvola di Fuxas, ci passate davanti tutti i giorni, e le vele della città dello sport di Calatrava. La nuvola di Fuxas ci è costata 400 milioni di euro, di cui 20 milioni a Fuxas. Le vele della città dello sport di Calatrava, anch'esse ancora non utilizzabili, ci costeranno in tutto 620 milioni di euro, di cui 20 milioni a Fuxas. Sono più di 1 miliardo di euro. Allora io dico, non ci servono le vele, le astronavi, le grandi opere, se non riusciamo neanche a consentire che la gente non si ammazzi sul motorino mentre va per le nostre strade. E dico di più, siccome la gran parte di queste opere sono tra l'altro inutilizzate, adesso io ve la metto lì così, ma pure sta nuvola, no? 400 milioni, ancora chiusa. Bella? Non lo so, dite voi. Io sarei per dire questo, signori, vendesi splendida nuvola di noto architetto, ci è costata 400 milioni di euro perché pareva fosse la prima costruzione che sarebbe stata sospesa. Poi si è scoperto che non si poteva fare, nel corso dei lavori l'hanno poggiata per terra, motivo per cui ce la vendiamo al 50% del costo, a chi la smonta e se la porta via. Emiro, salvaci tu, magari la vogliono mettere a Dubai e noi ci guadagniamo qualche risorsa di queste inutili che abbiamo speso per un'opera che non esiste.